Acqua e Luce, binomio che da sempre accompagna la storia della nostra Valtellina, terra che grazie alle sue centrali ha saputo portare il boom economico a Milano. E questa è la storia incredibile che si narra nella mostra fotografica Acqua e Luce, a cura della Fondazione AEM Gruppo A2A, la cui prima sezione Il potere dell'acqua è stata inaugurata ieri sera nelle sale delle acque del BIM, dopo essere stata a Milano in occasione di Expo e dell'Anno Internazionale della Luce, spiega il responsabile scientifico di Fondazione AEM e curatore della mostra, Fabrizio Trisoglio. Questa mostra tratta di una scommessa avvenuta a inizio secolo, quella di portare energia a Milano, energia puntando sull'innovazione tecnologica, quindi puntando sull'idroelettrico, puntando su emancipare Milano dalle alte tariffe delle imprese private e poter così avere energia per i servizi pubblici, per le scuole, per gli acquedotti e poi successivamente anche per le utenze private e per la trazione pubblica successivamente. Un'esposizione che in un centinaio di scatti racconta un vero e proprio patrimonio storico, in primis le enormi dighe di Cancano, con una capacità tale da poter coprire per 3 volte in altezza il Duomo di Milano, che sono state immortalate da fotografi autorevoli. Abbiamo la fortuna di avere come Fondazione AEM un immenso patrimonio iconografico, circa 200.000 immagini che raccontano non solo la storia dell'impresa, ma anche la storia della modernizzazione in Lombardia, la storia del territorio valtellinese, tantissima storia della fotografia. Tra gli autori che sono presenti nel nostro archivio, basta solo citare, non so, Vincenzo Ragozzini, Gabriele Basilico, Berengo Gardin e moltissimi altri grandi firme della fotografia. La mostra rimarrà aperta fino a venerdì 27 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.